un popolo ignorante è più facile da governare? Un popolo ignorante sicuramente è più facile da governare, ed è quello che sta succedendo paradossalmente, quando in tutti gli studi di tipo economici sostanzialmente si dice che la conoscenza è l'indice per rilanciare il sistema economico, sociale, politico, culturale di una nazione. Da questo punto di vista noi abbiamo un'inversione di tendenza. Non riusciamo a capire qual è la ragione, perché pur avendo una Costituzione che è chiara a tutti, dove si dice che il cittadino deve essere formato, deve essere integrato, deve essere culturalmente all'altezza, da questo punto di vista noi abbiamo un'inversione di tendenza che va verso la direzione di ridimensionare il sistema pubblico, dando chiaramente un'opportunità maggiore alla scuola privata. Da questo punto di vista il governo Renzi l'ha detto chiaramente nel suo documento, ha detto che lo Stato non ha i soldi abbastanza per poter garantire la scuola pubblica, e quindi questo è un atto chiaro che vuole favorire la scuola privata, ridimensionando la scuola pubblica. I sindacati che cosa vanno? I sindacati tutti, FLC, CGL, la CISL Scuola, la UIL Scuola, lo SNALS, il GILDA, tutti unitariamente, a partire dal 5 maggio, dove abbiamo avuto un successo storico, mai la scuola ha scioperato per quasi il 75-80%, noi stiamo procedendo perché non accettiamo questo che loro chiamano legge, la 107, la buona scuola. È assolutamente, dal nostro punto di vista, non accettabile, perché questa legge non si occupa della scuola. Noi la contrasteremo nelle sedi giudiziarie, nelle piazze, con tutti i mezzi, con le vertenze, con tutti i mezzi, perché chiaramente si ripristini il dettato costituzionale, in modo particolare la libertà di insegnamento. Crediamo che anche non si possa dare al dirigente scolastico tutta la facoltà di assumere, di decidere il progetto, sarebbe, come dire, un ritorno assolutamente ai tempi che chiaramente sono antichi, classicamente superati. Continueremo con delle iniziative, queste iniziative abbiamo già fatto l'1 e 2 ottobre a Roma, lo faremo il 15 ottobre con i dirigenti scolastici, lo faremo il 22 al personaliato, e siamo in fase di organizzazione anche di una manifestazione di livello regionale. Al personale della scuola cosa dite? Al personale della scuola diciamo di non abbassare la guardia. Le organizzazioni sindacali in questo momento stanno dimostrando un livello di maturità, mettendosi insieme, perché evidentemente noi vogliamo assolutamente che si ripristino quelli che sono i canoni fondamentali della scuola pubblica italiana, e quindi non abbassare la guardia, di contribuire affinché tutta questa materia, tutta la legge 107 venga contestata e venga, soppiantata da qualcosa che si chiami veramente riforma, ma che l'aspettiamo da tanto tempo.